È tempo di ripartenza per la Serie D. Ne abbiamo parlato col direttore generale Adriano Fantoni. Ieri la squadra biancoceleste si è ritrovata sul sintetico di Via Cilea per lo start ufficiale dell'avventura 2017-2018. C'è la Serie D da affrontare con un organico profondamente rinnovato, ma con evidenti segni di continuità col recente passato. La filosofia è quella di una linea verde a forti tinte sarde, che punta sull'esperienza e giocatori importanti, e su un gruppo da amalgamare in fase di preparazione e da far diventare squadra. Intanto il mercato, fra acquisti e riconferme, si appresta a sparare sui ultimi colpi. Il club biancoceleste ha cambiato denominazione e stemma ed è cambiato in campo con tanti nuovi innesti a disposizione di mister Massimiliano Pava. Ad aver cambiato ruolo è anche Adriano Fantoni, che dopo essere stato DS è oggi direttore generale del Sassari Calcio Latte Dolce, supervisore del mercato e perno di una società che si appresta a vivere, carica di entusiasmo, con una guardia ben alta a sua difesa, una nuova stagione di calcio. Abbiamo operato sul mercato in fortissima sinergia con il DS Andrea Colombino, che si sta muovendo benissimo in coordinazione con la società. La quarta serie nazionale è tosta, se vuoi giocartela in maniera più tranquilla, devi ragionare sull'organico, tenendo però i piedi bene attaccati per terra. In riferimento ai giovani, i nostri investimenti sono sempre bilanciati e mirati a far crescere al meglio tutte le componenti del pianeta Sassari Calcio Latte Dolce. Il settore giovanile è il nostro fiore all'occhiello. Si può ancora crescere, sicuramente migliorare, ma per essere una società dilettantistica possiamo dire che il nostro vivaio è assolutamente di alto livello. L'attenzione ai ragazzi è massima e se ci sono giovani sardi che fanno bene, noi siamo pronti a dar loro una chance. Lo dimostrano le opportunità che ci sono capitate e che noi abbiamo colto. La collaborazione con l'Atalanta è una vetrina importante ed era importante avere a fianco il nome che sottolineasse ancora di più la filosofia legata alla linea verde.